Nude da nessuno. Croccante fuori, morbido dentro. Vivi senza il peccato. Marapaparapavo. Dormi con un occhio aperto. Con la testa sotto il cuscino. Uscita luce. Entrata notte. Prendi la mia mano con la pasta del capitano. Bueno. Take my hand. Con la pasta del capitano. Yeah. C'è anche il mouse. Ah, croccante fuori, morbido dentro. Dormi senza peccato. Io scudero ognuno. Lord within, keep you from sin till the sand and you. Dormi con un occhio aperto. Metti la testa sotto il cuscino. Uscita luce. Entrata notte. Prendi la mia mano. Con la pasta del capitano. Frase di apertura interessante. Buonasera, buonasera signor Lorenzo. Ho già preparato il tutto, fortunatamente. Forse non ci sono problemi di audio. Forse oggi sarò in grado addirittura di giocare a Dark Souls, cosa che fino adesso non abbiamo visto. I miei fantastici giochi di impresa. Oddio, mi sono scordato i dialoghi. Un attimo solo, eh. Dialoghi. Si chiama così il file che ho fatto per... Eccolo qui. Allora, noi ci siamo lasciati l'ultima volta che non mi ricordo che dovevo fare. E quindi niente. Allora, noi avevamo finito a Norlondo, no? E eravamo giù a farmare. Oddio. Ma lo devo fare AFK questa cosa. Mi sono completamente dimenticato che io devo prendere l'ultimo pezzo di Tanit. Sono un idiota. Sono un idiota. Allora. Davvero? E dove? Chi? Quando? Voglio vedere adesso. Su Instagram, su Facebook, sul sito, su internet, sulla televisione. Non esiste nessun manga. Ah, no, scritto manga Bibi. Vai! Sto cercando, eh? Che è quella di Fire Punch, per caso? No? Aiuto? Ok. Scusa. Era nascosta in bella vista questa cosa, Lorenzo. Questa cosa era nascosta in bella vista. Sto pensando di mettere la webcam di qua, perché io leggo la chat così sembra che la guardo. Quindi è più simpatico. Guardo la soglia, era molto, molto più semplice da prese. Ok, non è di Fire Punch. Cosa ho letto allora prima? Ah, proprio su un numero fisico! Oh! Che bello!
Dove lo posso comprare? Lo voglio comprare. Dove lo posso comprare? In edicola, in libreria. E dove cazzo la trovo la roba della Shock Dom? Che nelle fumetterie dove vedo io sono tutti bastardi dentro. No, è un ottimo segno questo qui. Vuol dire che possono anche prenderti formidabile. Beh, no, non si dice. Quello lì, la canzone di Stromae. Stromae. Ma buono. No, devo trovarlo e comprarlo. Posso dire di avere una copia fisica e dire questo l'ha disegnato quell'amico mio. In edicola non sono tutte chiuse qui le edicole. Come si chiama il numero? C'ha un nome preciso, una qualcosa particolare? Così tipo che è qua? Che è qua? Che succede qui? Che è tutta sta gente? Oh. Basta Octopus, mi rotto il cazzo Octopus. Allora numero 5, manga, manga vibe, ok, perfetto. Pensavo fosse il sottonome della sottorivista e il volume è bassissimo. L'album è alto. Peraltro. Allora. Come si muove il personaggio? Come funziona? Ok, allora, eravamo rimasti con il mio punto più basso mai raggiunto in Dark Souls. Questo. Lo andrò a cercare sicuramente appena avrò un po' di tempo libero. Te lo sbatto in live, lo sbatto. Ci serve un pezzo di Tanite che non ho assolutamente voglia di andare a cercare con la Wiki, magari dentro qualche forziere, qualche cosa. Ma lo farò tranquillamente andando giù e ammazzando tutti di botte. Adesso che sono magari un po' più fresco, che l'ultima volta stavo chiuso la live perché stavo dormendo. Prima volta, l'altro ieri. Anche con l'ascensore ovviamente non riportato su, perché com'è possibile altrimenti. Siamo pronti a massacrare tutti i Darklight. Devo un po' di. Adesso il cappuccio del ladro ci sta bene. Ah, po'. Madonna, l'ho fatto uguale comunque. L'ho fatto proprio uguale. Che poi. Che cosa cazzo mi sono ricordato per il nome di questa sera della live? Cosa mi sono ricordato? L'ho fatto. È un po' strano come pido un segno, però l'ho fatto molto simile. No, vabbè, tentiamo io qualcos'altro che so. Già ci sta meglio l'elmo del gargoyle stock, dai. Dai, dai, dai. Ho perso le 99 umanità, penso proprio di sì, vero? E vabbè, dai, sì. Lo droppiamo così, dai, il pezzo di tenite, è più divertente, se no. Dov'è il divertimento? Guarda quello che va vestito da. Manga vibe. Mi fa anche un po' ridere questo nome, non so perché. Manga vibe. Scusa. Un po' un problema mio, non ci fa caso. Salve, buonasera. Non mi ricordo come si fanno i perdi. Evidentemente me lo fa ricordare. Grazie, non me l'ha fatto ricordare come si fanno i perdi. Cominciamo male. Cominciamo molto male. Vero? Tutto questo per non cercare un pezzo di Danite da qualche altra parte. Ah. Sono stanco, capo. Non ho mai usato così tanta umanità in vita mia. No, forse sì. Ma sto in midroll, ecco! Ecco perché la gente gli è andata sul cazzo nel finale. No, ma che brutto, cambiate il finale. Sarebbe fantastico. Vai, Connie. Spacca tutto, Connie. Madonna. Poi non credo di esservi riuscito a spoilerare niente alla fine. Cioè, alla fine è da. Oddio, quando è che è uscito l'ultimo? Aprile, giusto? Fine aprile.
Ah no, uno spoiler me l'hanno fatto. Me l'ha fatto mio cugino in macchina. Sono andato con lui in macchina. Con lui in macchina ho fatto. Ah no, perché poi pure mi hanno detto che l'attacco dei giganti. L'ha detto tu, l'ha dovuto dire a caso. E di tua madre barra titano, esatto. Senti, io pensavo nel leggere e scrivere. So solo giocare a Dark Souls, no, manco più quello. Ti ricordi Lorena una volta quando ero bravo a giocare a sto gioco? Qua a Ranna del Branduardi? Che bei tempi. E dovrò tornare a essere bravo perché. Se bisogna fare la Ranna de Calamit. Tocca di andare bravi. Una volta ero giovane, una volta non lavoravo, ero giovane. Andavo a scuola. Che tempi? Che tempi, mamma mia, mi sembra passato 2 giorni da quando era così io. Lei mi ha fatto un po' rodere il culo, lo sa, signor Darkwright? Adesso io la ucciderò nel modo più brutto possibile. Tiè, così. No, perché devo tirare fuori la mano oscura? Levati da lì, ti voglio fare il backstab. Oh, non so giocare a questo gioco. Indoru! Sekiro! Pim pim pam pam ping! Ovviamente non droppa perché se droppasse pure sarebbe un miracolo. Qua mi ricordo per forza non doveva perdere. Fai! Ma che anello ha addosso? Pavel e Lupo? Perché mi ha strottito con un colpo. Dovrebbe fuori, abbi pietà di me, Lorenzo. No, anello è quell'altro. Sono pure in midroll. C'ho 20 a stamina. Sto in midroll con il Fappling. Con il cazzo di anello diavolo. Com'è possibile? Vabbè, a parte questa è una cosa importante. Però rapporto peso-armatura. Questa, diciamo che per adesso è la migliore. Non ho l'idea. Mio Dio! No! Peccato! Questa mi pesa un po' troppo, vero? Pesa un po' troppo. Niente, questo guarda. Vabbè, sì. Io però, signor Lorenzo, non purtroppo, abbi pietà di me, signor Lorenzo. Una volta l'ho detto ero bravo, ora ho perso proprio l'anima. Cosa che mette? Che andava bene l'armatura di Guardiano del Fuoco. Andiamo un po', andiamo un po'. No, niente, l'unica è questa. Sono addirittura quella. Direttamente quella dell'Utrek. Arriva. No, Lautrec e madre. Tiè. Guarda che belli che siamo. Ma terribili, prima di dire. Almeno quella aveva. Quell'altra aveva un senso. Già questa era più carina, dai. Tutti i pantaloni. Ah, per sbrigarci, facciamo così. Perché per me abbiamo già perso troppo tempo, sinceramente, a fare sta cosa. Che devo fare io in privato. Privato, vabbè, mi frega. Ecco qua. Vola come una farfalla, puggi come un pesce spada. Meglio che adesso l'ho usato 1000 umanità con. Però il gioco non mi frega niente. Vola come una farfalla, colpisci come un pesce spada. Col naso. Con lo scudo di. Di Sigmaier si potrebbe fare. Anche l'anello di Avel in tutto ciò. 20 e stamina. Non c'era il vigore in tutto ciò. No. Cazzo. Non sali di resistenza. Ma è che destrezza aumenta per. No, poi destrezza sono 25. No, è stamina, è stamina. Oddio, mi sto confondendo con Bloodborne, con Dark Souls 2, con Dark Souls 3, aiuto.
Voglio tornare a essere bravo a giocare a questo gioco. Una volta la gente mi chiedeva: ma si vede il riquadro della nebbia? Ma è terribile sta cosa. Pure qui. Ma ci ho mai fatto caso. Mio Dio, potevi usare un pesce spada del padone? Vabbè, ad esempio su Kingdom Hearts 358 giorni, quello per Nintendo DS, potevi usare un ombrello, un mestolo e non mi ricordo che altro, ma e armi completamente stupidissime per i personaggi. Cioè un mestolo, un cazzo di mestolo. Un mestolo, cioè che veniva utilizzata come se fosse una falce. Cioè, a posto, problema. Che fatto? Ma c'è la moneta di ritorno. Ma sono coglione. No, mannaggia, mi dispiace. No, sentirei. Segui il suono rassicurante della mia voce. Andiamo a fare sta maledetta arma più 9. Andiamo a spaccare di botte quel bastardo di Demone del Rifugio. Oh! Lì era una falce, lì invece era una spada corta. Oh! Che belli i giapponesi, eh? Oh, finalmente adesso inizierà il mio fantastico regno di terrore e paura con la mia fantastica Nodashi più 15. Poi quando arriverà anche la spada del fulmine. La spada del fulmine, spada del sole. Anche però dentro Dark Souls 1 non si poteva fare l'arma incendiaria, eh? La resina carbonizzata l'hanno aggiunta con i giochi successivi. Cioè quindi lo puoi incantare con la magia e puoi farla col miracolo della luna oscura. E con la spada del sole. Buonasera. Oh, accidenti! Che splendido Bello tizzone avrebbe quello hai! fatto. Non so ricredere. Nonostante tutti i miei anni di lavoro, potrebbe essere il migliore che ho visto. Che ne dici di lasciarmi qui quel tizzone? Quel bel Sono tizzone. soltanto un vecchio fabbro. Darei il mio braccio sinistro per una gemma simile. Vorrei il suo braccio sinistro, gentilmente. Bene, grazie mille. Ora lascia tutto il resto a me. Andrea di Astora porta a termine il lavoro, vedrai. Ok. Yes. Facciamo la server grezza più 5. Non farti ammazzare, nessuno di noi vuole vederti diventare vuoto. Si preoccupa. Resina carbonizzata? Se non me lo ricordo, Lorenzo, ho un vuoto incredibile. No, no, non intendo come infusione, intendo proprio come. Cioè, no, sì, come infusione. No, come elemento sull'arma. Ma c'era la resina carbonizzata? Che cosa cazzo? Capisci come sta il mio cervello, Lorenzo, in questi casi? Io devo togliermi quelle 98 umanità che non sono legit, non le voglio. Devo uccidermi. Lo faremo dopo. Che mi sono seduto a farlo? Perché sono un idiota, ecco perché. Io ce la potrò fare un giorno, allora, un giorno tornerò a essere fresco fresco. No, non è vero, è impossibile essere freschi freschi. Giorno molto lontano, però comunque un giorno.
Ho cominciato bestemmie dove sbarra. Maledetti! Bella. Poppo! Dai, no, mica Poppo tutti qua. Come hai fatto a morire qui? Sto la mia armatura. Ah, non lo posso fare. Nuovo. Giocare appena dopo una giornata di lavoro challenge. Anche. No, l'altra volta stavo pure più stanco. Perché ho fatto tutta la giornata. Oggi ho fatto mezza giornata, però comunque sia. Dà la sua botta incredibile pure mezza giornata. Cioè, questo mi fa male la testa, capito? Mi fa male la testa perché sei tutto il giorno con la mascherina. Poi io ho mascherina, occhiali e cappello. Ciao Bert, non vedi, non respiri e senti male perché è tutto un brusio lì dentro. Ecco, ha cagato sta palletta d'oro Lautrec. Questi fantastici pantaloni che si sono portati all'inizio gioco. Quanto c'ho di equilibrio? 35. E 7 solo di questo. 34. 26. Guarda un po'. Sì, voglio il mio anello del lupo. È mitro. È mitro. Che vergogna. Che 20 a stamina, che vergogna. Che pesa, tuo cazzo, però manca fa così, oh. Con calma, oh. No, io con la mia armatura, non mi piace questa cosa. Voglio fare un mischiotto, voglio fare. Allora, io vorrei. Dio mio. Fermi tutti. Fermi. Voglio darmi un po' di equilibrio. Gioco bastardo. Allora. Allora, un'ottima combinazione che non ci porti in midroll, perché io odio il midroll. Una convenzione che non faccia così schifo, ma non sia neanche così brutta. Ok, pure i guanti riesco a mettermi? Madonna. Ok. Oddio, sto effetto da neve. No. Oddio, le robe. Tiè, c'ho 7 di equilibrio. Lanzo 2. No, serve un'armatura con dell'equilibrio. Meglio. Mi cade solo la range. Range. Lancio anche le mie palle di fuoco. Tutti i sensi. Sera. Buonasera. Incredibile. Piace? Io questo boss, che è anche lo stesso delle rovine del demone, lo odio. Per i suoi attacchi AoE magici. Odio questo boss. Ecco, anche per questo. Dimmi se ve lo scudo! Sono un idiota!
Non mi ricordo qual è quello che esplodeva, quello che non esplodeva. Sai che... Ok. Sono vivo! Sono morto. Sono vivo, quanti HP? Ma dai, quanto prendi? No, che non mi siete al follow. Oh, mamma mia. Oh. No. Bravissimo. E opla. Oh, morto. Vabbè. Con quanta vita sono rimasto la prima. Eccola qua. Oh. Dai, su, non faccio ancora così schifo, dai. Anche se sono letteralmente morto, però no, non è successo. Inspiegabilmente. Yes, sto prendendo anche la bambolina. Oh, bella. Oh, 600 danni di riposo. Oh. Petit rossa. Lino bamba. O bambolina, dipende da come la guardi. E usiamo il nostro fantastico osso del ritorno. Si colpisce da solo. Mio Deo. Basta, Panini, ho comprato una cosa per sbaglio. Mo' mi rompi le palle con il mio... Slate, vabbè, uguale. Accento livello. Oh, sì. Quattro livelli, signor Lorenzo. Quattro livellucci. E possiamo finalmente avere la nostra fantastica Nodashi. Mi sembra devo fare. La nostra fantastica Nodashi. Più 15. Ho saltato la Nodashi. Non farti ammazzare. Qui mi sento come a casa. Allora, vediamo un po'. Dove eravamo rimasti? Allora, eravamo arrivati a Altare del Sole. Ok. Non finiremo, non faremo la quest di... Non faremo la quest di Logan. Non faremo la quest di Logan perché non voglio fare quei quattro livelli di intelligenza. E perché adesso ci servono quattro livelli per arrivare a 30 fede. Lorenzo, io non lo tolgo dalla plastica. Quello lì. Perché ne ho altri 4 che non ho tolto dalla plastica. Perché il 21 mi ha insegnato che delle serie famose avere la variant, o insomma una variante che magari è composta, quindi c'ha due elementi, te lo farà valere miliardi e mezzo di euro. Perché il manga 21 variant che ho io vale 120 euro. Non varrà così tanto il 33. E non varrà probabilmente nemmeno il 34 così tanto. Perché prima non se lo comprava nessuno, ora se lo comprano tutti e quindi ne stampano un botto. Però sicuramente avere tutti e cinque i manga short stories impacchettati, qualcosa vale. Se pare mai vai a vendere la collezione oppure in generale. Per questo. Fine della cosa.
No, aspetto la relese. Oddio, dove è? No. Oddio, facciamo archivio o facciamo 4D? No, facciamo archivio. Oddio, c'è il falò qui, dove vado? A parte non sapevo che edizioni avrebbero fatto, cioè, nel senso, io pure te l'ho detto oggi nell'audio che speravo che uno dei due fosse, non fosse impacchettato, invece no, erano entrambi impacchettati, quindi non lo potevo sapere. Poi l'hanno rivelate, che è, tipo l'altro ieri, le edizioni, che neanche ho visto, tra l'altro, ho visto tanto l'annuncio, abbiamo rivelato in live questa edizione di Attacco dei Giganti, e basta. Oddio, tocca a me una sega, Guardiana del Fuoco, Oh, boh, fammi giocare. Dunque, eri tu, non è vero? No, il dialogo! Niente, dobbiamo giocare del dialogo. A posto! Bello il flow che è ancora acceso, eh? Ora mi devo ammazzare per colpa di sto stocco bastardo. Fa danno magico sto scudo, non mi ricordo mai. Ma come quest'uomo è una minaccia, maestro Gwindolin? Yeah! C'è scritto che 3! Tutto ciò, quello è quello, una cosa. E anche un altro dialogo per il mio Game Plus. Vediamo che riusciamo a fare, dai. Questo gioco mi riserva sempre un sacco di non sorprese. È incredibile. Quello era un. Afonetico. Bella. Ok, adesso la parte importante. Un uomo dovrà correre più del cinghiale per non farsi uccidere. Vai. Ok. In quel centro commerciale, direi di sì. Yay! 998 unità. No! Oh! No, mi dovevo male. Oh, non ci dà niente. Tanto dentro dal sanguinamento, no? Non gli piace il sanguinamento. Lui è fatto di metallo fino in fondo. Tutto il retro gli hanno lasciato così. Devo buttare sue umanità immediatamente, comunque. Continuo a dirlo, ma non continuo a non farlo. Ah, e come così te le buttiamo? Ma con Sith buttiamo tutte. E dubbio. Basta. La fiaschettina in più. Il New Game Plus stava a posto. Fermo! Ok. Cosa ho sbagliato adesso? Ehi.
farfallo della fine del caos. Vabbè, ma si rifà tranquillamente, dai. Cioè, tanto comunque sia dobbiamo perderle, poi gliele diamo dopo. Questo è il problem. Diciamo è un'umanità quella che dobbiamo usare, poi le usiamo con quella, ma così. Oh, sono un botto questi. Che male ste frecce entro l'occhio che hanno sulla spalla. Ah, basta! E il calcio ha dovuto dargli il calcio. Ah, è vero, loro non gli piacciono le armi affilate, io c'ho un'armi con l'altra. Cava la corsa qua, che palle. Mi faccio così, vivo. E questa cosa non l'ho mai fatta, la faremo in primis qui. Che male. Non mi inforcherà mai! Io sono il re di Alorlondo! No! No! Tira la leva! Addio, idioti! Ora dovrò vedermela come personaggio con più lore del gioco. Sono pronto. Che era quel rumore? Buonasera. Lavoratori? Buonasera, salve. Avrei una domanda per lei. Cosa sa dirmi di te? Azzata. Dropa qualcosa di importante, così magari noi sapremo chi sei. Io come ammazzo la lucertola? Ah, ok. Vabbè, non è che. Ridici. Ridici, scintillante. Cerchiamo di non farsi maledire. Senza maledizione. Qual è la cosa più resistenza alla maledizione che ho? Santanico è morto? No! 10! Meno male. Anche se c'è, se avrei voluto vendare con la spada del sole da. Oddio, è vero! È vero! Però col 7 antimaledizioni qua. Facci favore. È vero! Sono scordato, vabbè. Che dobbiamo fare? Non era così, vero? Funziona così. Oddio, mi tocca beccarsi il rumore incredibile. Completamente diverso da quelli che ammazziamo qua. Che dici, Logan? Lo liberiamo? O lasciamo la questa per la prossima run. Perché adesso non abbiamo proprio i punti da utilizzare. Ma vai dritto, non rompermi le palle. Non avrebbe senso adesso prendere la chiave della cella. Aia. Pure loro hanno un po' di range,
Oh, era questo che volevo io. Atata! Vincere il gioco così. Mi dispiace, chieriche. Erano piromanti o erano chieriche? Non mi ricordo. Era tipo rea, no? Quindi erano piroreanti. Oh, questo volevo. Mi ricordo anche che cosa droppavano. Pensa, 98 unità. Ma c'è anche quelle che piangono, perché noi non risparmiamo nessuno. Oh no, piangono! Dammi tempore lenitivo e tempore assuefativo della assuefazione. Ah, le ancelle di Guinevere, perché poi... Ah, giusto, oddio. Vabbè, così. Ammazza tutti qua sopra. Guarda che bella l'ombra buggata. E che famo? Orca logia, orca vacca, c'è Pierin che fa la cacca. Morto? Morto? Ok, questa situazione non mi piace, non mi piace. Ok, dai, io faccio così e me ne vado. Eccolo che bravo che sei. Ok, oh. Ha cascato da te. Non sto scendendo le scale, vero? No, quello non gli frega niente. Si scorda la lore. Ma l'altro... Ah, ma è morto l'altro. Fini sto arnese del demonio. E mi pesa così tanto il culo che uso sto territorio. A posto. Ma... che succede se tu, dopo che muori contro Sith, qui usi l'osso del ritorno? Rompi il gioco. Non puoi tornare qui. Cioè, non... Che se tu non accendi il falò, non torni qui. Mi seguono. E come fai? Forse devi far tornare qui, con l'osso del ritorno. Ah, ok, ritorni qui, ok, vedi, vedi, era giusto il mio ragionamento. No, non funziona la cosa che se fai a capriola. Oh, anacondo. Bella, no, colondo. Oh, bella. Oh, bella. Oh, che imboscata. Muoia gentilmente. La odio a morte. Droppa il coso. Col quarzo. Sul terrazzo. Che devo fare sul terrazzo? Devo prendere qualche oggetto, qualche cosa. Tardi, signor Lorenzo. È tardi. Apro lo shortcut e ci vado con... tornerò indietro. Lo shortcut e ci torniamo a piedi. Eccolo qua.
Opella. Prendo il falò. Torniamo indietro. Torno. Cecchino. Dovrebbe essere rimasto un ultimo osso di ritorno. Perfetto. Sì, ce l'ho il binocolo. Ehi, 20.000. Ok, uomini serpenti non mi hanno visto. C'è un UFO, tipo su Super Mario Galaxy. C'erano gli UFO, non so perché. Fa la gag. Ma questo terrazzo qui, dici? O fuori? Questo qua è proprio il terrazzo, terrazzo. Ho ammazzato tutti qua. Ok, all'aperto. Aspetta, ammazzo tutti, eh. Non può te. Droppino, mi raccomando. Udo. Ok. Vediamo un po'. Tu dici giù? Vicino alla torre. Oh, c'è una porta! Chissà che area è che verrà poi indirizzata lì. È una grata, no? Più o meno una finestra. Chissà che zona c'è lì. Perché non ho detto che ci sia sempre l'archivio. Si lascia sempre l'archivio. Ah, mi sa che lì è. No, no, lo so che non c'è nessuna da renderizzare. Però i caricamenti delle zone dentro i videogiochi funzionano. Oddio, sto a perdere frame, no? Funzionano che praticamente è. Lì c'è un'altra zona. La famosa porta volante. Non la conoscevo la porta volante. Non conoscevo questa porta volante. Che molto spesso caricano le zone tipo in aria. Quando tu cambi zone in un videogioco, molto spesso per non appesantire troppo la RAM. Cosa succedeva? Mettevano delle zone sullo stesso piano, quindi sulla stessa altezza. E quindi non le vedevi perché erano coperte dal cielo. E poi venivano caricate. Quindi sopra lì ci dovrebbe essere. Madonna. No, le mie 14.000 anime mi servivano. Dobbiamo liberare i Siglin qui, guardiamoci. Simpli clava. Facciamo così. Ma che palle. Ma io ho fatto pianificato tutto al millesimissimo di secondo. Bella questa, mi è sempre piaciuta un sacco. Un po' fastidiosa, però mi è sempre piaciuta un sacco. Ma mi ricordo che stava a giocare a sta zona con la febbre, mamma mia. Che bella prima run di Dark Souls, che ricordi. Bella. Lei mi sta antipatico, sa? Non la uccido però. Perché non ho fatto caso al fatto che ho fatto caso. Oh! Mazza che combo qui però. No, sono morto. Mannaggia. Ah, ecco dove stava la sedia. Oh, che è sto attacco incredibile! Che era una freccia! Da lì giù! Dovevo ucciderlo quel bastardo, maledetto. Ora mi devo un livello.
Che palle, io sapevo giocare a questo gioco. Almeno qua le frecce non girano come nel Dark Souls 2. Capito gioco. Troppo altri denti. Poi bastava che facevo così. Non mangi saranno più. Oh! Lorenzo? Ah, le avevo recuperate! Ah! Oddio! Oddio, mi ricordo manco più quello che fa. Cioè, penso che saranno. Ma meno male. Pensavo che ero morto 2 volte. Per favore. Qua non si vede, vero? Qua si vede la zona. Eccola! Eccola lì, lo vedi? Quella lì è una zona che viene caricata. Quella lì su quel quadrato in alto. Ah no, ci sono io davanti. Eccolo, lo vedi? Aspetta, te lo punto con. No, se lo vedi in gioco, non mi ricordo. No, non lo vedi. Oddio! Che era? E non può. Ma è sparito! Oh! Avevo detto io! Eccolo, non eccolo, sta lì sopra. Dovresti riuscire a vederlo. È qui. Esattamente qui. Quella lì è una zona caricata sopra un'altra zona. Probabilmente sarà quella della porta. Non sa robaccio. Fanno spostare una sedia, esatto. Vai di stallo. Gentilmente. No. Mio Dio, questa presa. Bravissimo, che calci incredibili. Posso avere gentilmente, grazie. Servirà per Quelag. E tira sta leva. Oiz. No, non ce l'ho fatta. Mi ricordo cosa c'era qui sotto. Che schifo! Chissà che cosa servirà, eh? Che birbanti, eh? Si gioca così, i programmatori Dark Souls. Sono dei programmatori. Allora, dove sta la sigla? Che spavento. Oh, abbiamo un problema, mi sa, Lorenzo, no? Non vedo Siglin. Sbaglio. O non c'è il gigante coso di cristallo dorato?
no. Eh sì. Mi pare strano però, eh. Alla Batmobile. Strano, perché boh, solitamente ce la trovo comunque. Che devo andare a Sigmaier a città infame il muschio? Oh, dove cazzo lo compro il muschio? Caparmano. Ecco, non se ne posso imparare. Ma dai, 14 anime. Ma ancora non si è spostato lui. Eccoti qui, presto. Non c'è niente di interesse. Non preoccuparti. La... A parte ce l'ho il muschio. Ecco perché cosa? Perché sta ancora qui? Ce l'ho il muschio intanto. Ma sta ancora qui lui, dice sempre la stessa cosa. No. Andiamo giù, va. Tanto dove è andata la cosa, dove è andata... al falò di... la Fairy Tail, là. Fair Lady. Ma come no? Comunque sia devo sbloccare quel falò, quindi buona scusa. Tanto non scende, comunque sia credo prima dobbiamo fare un boss o qualcosa. Quindi dobbiamo prima fare un'altra boss o qualcosa dobbiamo fare prima. Farlo spostare probabilmente. Non so, non so. Adesso sarebbe stato un attimo girandolo. Però... Bacino di radice scura proprio per il tondo. Ma sai che penso di sì. Cioè, alla fine è più in basso delle. È più in basso di. Come si chiama? La Valle dei Dragoni. E l'acqua comunque confluirebbe lì. Lì c'è Laurentius. Facciamo scarica infinita. Facciamo scarica infinita e vediamo se si sposta il signor Sigmire. È un livelletto. Laurentius si vuole ammazzare di botte. Faccio aggirarlo senza avvicinarmi troppo, non mi va. Non arco. Oh, piano, piano, piano. Piano, piano. Luca Laurentius.
Come non ho frecce? Ah, non giusto, quello è il quadrello. Madonna santa, quanto sono proprio stupido, sono. Ma va bene. Esplodete tutti. Quanto sono stupido. Era meglio quando non facevo niente. Oh. Bloodborne. Tiè. Si è girato. Oh, non lo sto prendendo. Ha preso a testa. Venga qua, la signor Laurentius. Ma chi l'ha di... Che sta facendo quell'imbecille? È pure avvelenato. Addio. No, volevo... Oddio! No! Grazie. Che trovava Laurentius, non mi ricordo. Una ceppa leppa. Ma oh, siamo il mio metodo antisgarro, va. Il mio metodo antisgarro prevede tu che c'hai zero vero avvelenamento e fai così. Vai qui. Bravissimo. Poteva funzionare. Eppure non ha funzionato. Posizione del baus. Ok, bella, bella, bella. Corre gentilmente, grazie. Dominio di Kellogg. Che tal? Eccoci. Che live brutta che sta a fare. Non abbiamo fatto niente fino adesso. Vada archivi e basta. Veramente basta. Allora, archivi. Non che ricordarci quello che. Se abbiamo tralasciato per. Da poi mettere nella lista di New Game Plus. Tipo. Logan, adesso l'abbiamo. Non era previsto. Se no, non facciamo Logan, però 15 intelligenze io purtroppo non ce li ho, non ci posso spendere. Quindi. Ciccia. Moriremo mille volte contro lui, eh? Contro il signore. Ok. Ma che bravo giocatore, ha ucciso Kellogg. Allora. Mi serve uno scudo. Un botto di resistenza a fuoco. Questo. Ma vabbè, ma comunque sia Logan, cioè se dobbiamo fare i dialoghi a questo punto ci diamo una bella fetta dopo, sentiamo più dialoghi dopo contemporaneamente rispetto a farla adesso. Cioè non avrebbe senso liberarla adesso se poi comunque sia non possiamo farlo impazzire. Cioè quello possiamo fare in qualsiasi altro momento, eh. Io non so capace a fare sta cosa di mi scarica, non so proprio buono.
Non sono capace. Forse ho saltato qualche commento, ovviamente prima non l'ho letto. Oh sì, la scarica. A posto? Io non riesco mai a superare questo pezzo qui, perché non, lo so, non so che attacco fa, muoio, esplodo, mangio le dita. Nel dubbio. Permesso! Ok. Tutto normale, ti sono andati in ecco. Questa gimmick che non se lo ricordano nemmeno loro. Oddio! No, ma è un glitch. Tua sorella, quell'imbecille. Gli fa male il fuoco, eh? Da, a ciò, a ciò, a ciò, a ciò. Vedi, si scarica, grazie mille. Giusto, c'è anche un filmato. Non ho visto tipo una volta sto filmato qui. Quella lava che si secca, tra virgolette. Basta, c'è l'equilibrio, c'è un po' di equilibrio sta cosa. Non c'ho i guanti, dai. Oddio, affido l'asso del ritorno. Dovrei armonizzare di torno. Se no perdiamo troppo tempo. Però non c'ho solo 3 minuti. Appena arrivo a 30, i prossimi livelli tutti giusti giusti. C'è uno slot, un altro sulla termonizzazione, intanto me ne servono due. Uno pino panzi a caso. E l'altro per spada. No, però non so prima se spada vuole due. Mi sento che la farò per forza. E poi si comincia con intelligenza. E vedete se possiamo comunque fare la quest di Logan. Quindi sì, lui Logan lo liberiamo, dai. Casomai ci riusciamo in new game a fa 15 intelligenza. Così abbiamo fatto. Ok. Ok, 28. Allora, vediamo un po'. Adesso siamo nel patto del sole. Facciamo adesso la cosa delle umanità? Più che altro non ricordo bene quelle... non bisogna uccidere la larva, quella che droppa la larva. Prima del demone centipede, giusto? Per non salvare Soleil? Quindi se apro lo shortcut... se sblocco lo shortcut... Vabbè, dai, la facciamo al volo. Lo siamo qui. Dovremmo il patto del sole, eh? Tanto per, non abbiamo nessun medaglione, quindi a posto così. Comunque le potrei usare le anime di boss. Ma in realtà non dovevi uccidere pure la larva quella lì. Non, può darsi anche che bisogna anche non aprire semplicemente lo shortcut.
No, ho usato delle frecce. Ce l'ho anche baciate. Come faremo con 27 umanità in meno? No. Diventa stupido. Oh. Oh. Sì. Allora, adesso dobbiamo unirci al patto. Prima però facciamoci molestare dai vermi. Ti ricordi qual era quello che te, questi qua, no? Bastavano questi, uno di questi qua, basta, giusto? Sì, sì, non ti preoccupare, anello. Qui non ci stavo già pensando. Mi faccio infungare? Quelli che si... Ah, quelli giù, giusto. Buonasera. Oh no. È bello più un segno vuoto. Ci saremo? Un'altra botta, ma fare il danno di sicurezza. Ok. Che guarda che bello. Arrivederci. Ne parliamo anche con Egile, ce lo togliamo e via. Andiamo al falò. Questo è Midron? Ah, l'anello, giusto. Dio, mamma mia, quanto sono distratto. Ma sì, te l'avevo detto prima, ho fatto guarda che cosa mi sono ricordato. Aspettiamo un attimo, aspettiamo se gratta la capoccia. Lo parliamo di cose serie. Allora, le sedie dell'IKEA sono scomode a volte. Per favore, si può grattare gentilmente il cervello? Sarà bastato. Sì, ha funzionato. Allora, vi do anche il prompt del comando. Palle, volevo leggere attacco dei giganti. Quasi, sei quasi. Ah, Engi. Scusa. È vero, è al contrario. Dwegil del 2. Ah, sì, 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 ricordato. Dai, su. Scabocchia un po'.
tipo roba dell'horror, roba di cose. Figa era poi quello che... diciamo che in teoria dovrebbe essere anche quello che viene rappresentato come toro, no? Prima del... re bastardo là. Re di ferro. Ma diventa anche uovo vermifugo in testa? Sì, la peccatrice è un maschio, sì. Si è grattato troppo la testa e sente rotta la connessione. Va bene. E mo tocca ricominciare tutto quanto la cosa dell'uovo? Ma voi non sei uova? Ho sbagliato qualcosa? Ci sta grattando un sacco la capoccia, ma non... Niente, se si gratta. Vediamo, dai, vediamo. Tanto che scapoccia. Parliamo di cose stupidi. Cose stupide. Allora. Tu adesso. Spiegami, signor Lorenzo. Dimmi se è normale, no? Che uno c'ha 34 volumi. Famo di più. L'attacco di giganti, no? No, si è scapocciato. E questo qui, diciamo, è l'ultimo. Ok, questo qua è l'ultimo normale con attaccato il short stories, no? Ecco. L'ultimo normale, diciamo che ha la copertina intera, quindi diciamo ci sarà questa qui, questa parte qui e anche dietro, probabilmente continuerà. Questo qui è dello short stories. Questo qui è una continuity per collegare questa pagina a quella che ci sarà dietro, no? Però non va in ordine rispetto a tutti gli altri manga che sono neri. Neri con la scritta col numero, ho scritto il numero e il nome del manga. Mentre invece qui, con la variant, solo e soltanto con la variant, c'è la parte giusta. Quindi c'è sta quello classico che sia. Però hanno messo il libricino al contrario. Sono dei bastardi senza cuore. Cioè, sono dei pezzi di merda. Sono veramente dei pezzi di merda. Sono morti. Che basta. Ora possiamo tornare a giocare a Anima Oscure. Ok. Buonasera. Ma bene. Ora sei proprio come me. Che bello. La tua dedizione è evidente. Solo che... beh, la tua testa è orribile. Perché non provi questo? Non mi serve più. In realtà... oh, che cosa... a proposito, ti interessa la piromanzia? In tal caso, condividerò con te la mia fiamma. Evviva! Hai servito bene la nostra nobile signora. Ora lascia che questa forza diventi tua. Meno male. In tutta onestà, sono un po' invidioso. Chiamo ora. Che conforto potrei mai offrirle, non parlando la sua lingua? Ancora peggio dei non morti. Siamo malati e indesiderati. Come lo sporco della grande palude. Ma la mia cara nobile signora, lei ha pianto per me. Dia zitto, signor. Lei. Grande pus infetto, nonostante Lady Kellogg le avesse ordinato il contrario.
Ancora per... Vabbè, così... Oh, che cosa... Ancora per... Ok. Abbiamo questo. E... Anello della strega. Oh, mia cara sorella, non fare caso a me. Non fa troppo male. Facciamo la fiaschetta. Facciamo due volte lo... Oh, Anor Londo. Cosa? Ah, sì. Kelak, mia ca... Sai, ricordo ancora il punto ferro splendido e suave viso. Non muovermi fu contesto. Se potessi vederlo un'altra volta. Tristezza, madonna santa. Me la caverò. Io ho te, cara sorella, ma promettimi che ti prenderai cura di te. Ok, possiamo stringere il patto. Unirsi a un patto. Ancora. Certo. Fammi provare. Allora, io direi prima di offrirgliene 30. No, sì, esatto. Stavo pensando prima di dargliene 10. Proprio per correttezza controllo sulla wiki. Last shift gesture, build path. Control. Covenant. No! Covenant, ok. No, 10 niente, 30 Chaos Storm e ti avrò shortcut e poi 80 niente. Ok. Sì. Oh, grazie, Kelak. Facciamo un altro 10. Poi altro 10 e poi 80. Siamo pronti? Siamo calvi? Sei pronto, signor Lorenzo, a questo dialogo segreto? Vai. Ok,
D'accordo. Che ti devo dire, signor Lorenzo? Non so che dirla, non lo so. Cacco, c'è anche un glitch. Sto leggendo adesso. Che è possibile. Che se parli a Engi, dopo aver sconfitto Hornet e Smaug, potrebbe non venderti più le spelle per qualche strano motivo. Se uccidi un altro boss, invece. Ho capito che devo fare io se non ha funzionato. Non so che dirle. Facciamo una cosa. No, non c'è neanche scritto sulla wiki come. Facciamo una cosa. Guarda che ti regalo, Arrivederci. Oh, non fa. Forse la devo uccidere! Se la uccido, potrei avere un dialogo extra. Sai che dovremmo uccidere tutti? Troppe cose vuole lei, eh. Allora, eravamo rimasti. Archivi del Duca. Andiamo a liberare Logan, dai. Vediamo come ci torno su. Ah, sì, ci torno su. Potente di prima. Tempesta del caos. Ci sono le frecce umide, bisogna stare attenti. Qui un po', qui un po'. Oh, scale! Ah! Non ha droppato il bastardo! Oddio, che era? Ho visto un ragdoll di qualcosa, probabilmente. O se no gli do mano all'umanità, eh. Faccio una per uno, gli do 80 a mano, no? No, ho preso il bottone del Perry, come ti permetti? Però non dimmi che c'è un HP, ti prego. Ho un HP. Ha un singolo HP. Bisogna anche ammazzare tutti quanti. Ok, no. No, bello sto fondo, ma guarda. Ma se l'unico attacco che c'ha un po' di. E aspetta. Più 3. Sì. È lì che c'è la. Sì, rank 3. Niente, oh. Eh sì, rank 2 è quello da 30 umanità e rank 3 è quello da 80.
E dici. Buonasera. Oh, salve. Che caso incontrarti qui? Ahimè, sono nuovamente imprigionato. Immagino che tu non possa organizzare una fuga, eh? Gli archivi. Che magazzino della conoscenza, così vicini eppure irraggiungibili. Il solo pensiero mi offende, al punto che potrei quasi morirne. In quanto studente del... vero? Oh, salve. Che oh, che palle! Si può giocare offline, eh? Oh, salve. Ahimè, sono nuovamente gli Ils, in quanto... Oh, salve. Oh, grazie mille. Sono salvo. E siamo a due. Devo ricordarmi di ricompensarti. Farò visita agli archivi. Se scoprirò nuovi incantesimi, li condividerò con te. Preparati a stupirti. Vedendo l'avanzamento della magia. Ok. Sempre bello. Oh, salve. Non fare caso a me. Prosegui pure. Presto me ne andrò. Voglio solo organizzare un piano prima di visitare gli archivi. Sono loro, complimenti. Oh, saprà. Siamo l'anima. Okay. Mi raccomando Alessandro, non armonizzare, non comprare niente per tornare ai falò. Fallo sempre a piedi. No, non voglio perdere 10.000 anime. Oh, c'è un osso di ritorno, sì! No! Ok. Sto pensando dove posso comprare degli ossi di ritorno. Ho ucciso tutti i mercanti, vero? E ok, no, è qua dobbiamo andare. Dobbiamo andare da Sid Meier. Voglio andare a Sigmaier e parlare con quell'ana. Che so, magari dice qualcosa di nuovo, qualche cosa, qualche cacchio. Ma sai, possiamo fare? Possiamo finire di comprare le piromanzie da quell'ana. Noi almeno abbiamo tutte le piromanzie. Fanno mai male il tevinomanzi. Dato così, Laurentius abbiamo comprate tutte. Quelle del patto, quelle abbiamo prese tutte, quelle del caos. Mancano queste qua di quell'ana. E un po' di quelle che si raccolgono in giro. Tipo forza anteriore, quella serve. Forza anteriore tocca andare a prendere. Absolutely. Passato okay. Di tempo. A dire il vero, pensavo che non ce l'avessi fatta. La strega di Aesalith. Per favore, non parlare di lei. Ho abbandonato mia madre e le mie sorelle e sono fuggita in questa terra. Ora mi aggiro da queste parti fingendo l'abluzione e la ricerca l'abluzione. Di risposte. La piromanzia è l'arte di... Non vorrei... Sì, lo so, lo so. Ti vado un botto.
Non hai avuto fortuna. Beh, ma non fa. È l'ora del griccino! Yeah! Devo comprare le cose. Alla fine non è che dobbiamo fare una run completista. Devo dire, oh, no, ho tutto pacito. Perché un po' per cazzarà più che altro. È solo per sbrigarci, che sennò non la potevamo fare sta cosa. È un po' complicato. Ok. Ok. No, perché ho sbagliato? Ho sbagliato. Ok. E Jake. It's adventure time. Milioni di anni. Eccoti qui, ti aspetta. Ho un milione di anni. Ma temi sempre. No. Stavo evolvendo quella sbagliata. Oh. La piromanzia. Sì, ma non è niente, ciao. Ora va. Qualunque cosa tu faccia, cerca di non diventare. Altrimenti il tempo che ho speso per te finirà sprecato. Vediamo se c'è Mr. Fantastico. Controlliamo. Il potere sta prendendo il sopravvento su di te, Lorenzo. Non farti manipolare. C'è quel ciccio. Ma sta ancora al santuario, sa? No, non ci credo. Mentre dovrebbe stare lì, no? Non c'è. Oddio, la gente qui. Ci sta? Ok. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26. 26 livelli, 26 livelli. Quindi praticamente noi potremmo fare tranquillamente così. E così. E magari siamo a 30, qui. Volontà, a un livello solo dobbiamo fare volontà, ok. Quindi così. Così, ecco, ma un po' precise, se facessimo questo level up sarebbe tutto molto preciso, non vorrei niente, sarebbe tutto molto, 32 di quelli, 30 di quell'altro, 30 di quell'altro, sarebbe tutto molto, molto divertente, però noi non siamo così, Lorenzo, noi non siamo così cattivi, noi non siamo così malvagi da diventare vacui, no? Lo so, la faccina gullosa. Ma noi non siamo così vacui da utilizzare queste anime impure. Queste anime che non fanno parte della lore. Queste anime qui fanno parte di un programma al di fuori della lore. Qualcosa che non c'entra nulla con Dark Souls. Qualcosa di oscuro. La nostra vacuità sono questi livelli. Non la vacuità del personaggio, ma la nostra interiore. Questo, piano piano, ci corrode dentro. Ci porta in un brivido di avarizia che non finirà mai. Hai visto? Le verifiche verranno annullate e noi non utilizzeremo questi due livelli. Noi non utilizzeremo queste anime per potenziarci. Noi non lo faremo mai, perché queste anime non appartengono a noi. Non vedeteci mai.
Eccolo. Eccoci qua. Dio mio. Oh oh. Ma se, perdonami, ero così assorto nei miei pensieri che mi sono assopito. Vedi, mi trovo in un bel dilemma. Sono arrivato fin qui, ma mi manca il muschio antidoto per il viaggio di ritorno. In nome del mio cavalierato, mi vergogno a chiederlo. Ma potresti condividere con me alcuni ciuffi di muschio? Fantastico! Grazie, davvero encomiabile. Questo cavaliere di Katarina ti esprime la sua più profonda gratitudine. Prego, prego. Non lo dimenticherò. Oh, un canticchio. Ti prego, prendi questo. È un segno di gratitudine. Scudo, ah, beh, vero. Sembra che i nostri destini siano intrecciati, non è vero? Forse anche questo è il volere di Lord Gwyn. Bene. Dido? La palude del veleno assomiglia alle sabbie mobili. Palude del veleno. La palude. Grazie mille, signor Sigmaier. Ma io credo proprio che mi farà uccidere. Grazie. Queste anime non ci appartengono. Non appartengono. Queste anime non fanno parte della lore, dell'ambientazione. Quindi torneranno dove sono venute, da dove sono venute. Cioè da nessuna parte. Allora io direi adesso di togliere questo, mettere magari questo, è già meglio. Ah, vediamo un po'. Allora, il talismano a posto, ci siamo. Possiamo andare a affrontare tutto quanto adesso. Le midron. C'è il midron con i guanti, ma... Oh, è una madonna con la freccia in testa. Iniziate a fare altri 30 viali in un colpo solo, e beh. Salve, ti stavo aspettando. Prego, prego. Questo luogo è davvero magnifico. Persino più di quanto mi aspettassi. Come promesso, condividerò con te le nuove magie. Ma sono stupido. È il segreto dell'immortalità di Sith. Ma me ne va a comprare! Va a comprare le magie, ma non ha senso. Ah, il segreto dell'immortalità di Sith. Se lo hai affrontato, e ti solo perché devi dirti questa cosa obbligatoriamente, che Sith è un vero non morto, diverso da noi. Le sue ferite si chiudono rapidamente e nessun colpo mortale ha effetto su di lui, proteggendolo dalla morte. È un effetto del cristallo. Come tu vedi. Un tesoro segreto razziato da Sith quando questi assalì gli antichi draghi. Pertanto, potevano servirci da soli. Distruggendo il cristallo primordiale, potrai ferirlo. E a quanto pare, il cristallo primordiale si trova nel giardino interno degli archivi. La foresta di cristallo. I tomi conservati negli archivi sono davvero magnifici.
una grande fonte di conoscenze, il frutto di una saggezza superiore e di un desiderio insaziabile di verità. Alcuni sostengono che Cebu, senza che se ne siamo accorti. Ma il suo lavoro è una risorsa splendida e inestimabile. Ogni progresso richiede dei sacrifici. E di certo io non provo antipatie nei confronti di quella magnifica bestia senza scaglie. Ma quindi secondo te adesso li compriamo tutti? Impazzisce comunque? I tomi conservati negli archivi sono... Oh, e di certo... Proviamo? Arrivederci. Proviamo a comprarli? Che è volato? Testa Logan, bene. E allora? Dobbiamo comprare tutto. Aha! Ricominciamo! Le avevamo appena buttate. Salve, sei veramente molto diligente. Oh, ti capisco. Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione. Eh sì. A posto. I tomi conservati. E di certo. Torna a trovarmi. La conoscenza di questo luogo è illimitata. La assorbirò e la condividerò con te. Male. Ora devo perdere di nuovo queste ali. Tirami una freccia di quelle di prima, per favore. Va bene. Però uccidere questi cadetti. Buonasera. Grazie. Molto gentile, molto gentile. Ok, possiamo tornare alla normalità, no? Ok. È ora di liberare Siglind. Finally. Ok, la penna, la penna. Che agro incredibile. Pam 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 pam. La penna. Eccolo qua. Oh, sordito. Aia. Che bravo che è. L'albero salva sempre. Buonasera! Sei stato tu a salvarmi. Oh, grazie. Sono Siglind di Katarina. Normale. Non so come ho fatto finire in quel cristallo. Non era orribile là dentro, ma non potevo quasi muovermi. Quindi era orribile. Devo pensare a un modo per ripagarti. Magari recitando meglio. Oh, hai visto mio padre? Non puoi confonderlo in armatura completa come la mia. Grazie al cielo. Lo sapevo che era qui da qualche parte. Bene, ora devo trovarlo. Grazie ancora, davvero.
Se solo stesse tranquillo e lontano dai guai. Siglin. Grazie al cielo. Bene, ora devo trovarmi. Se... A posto, Siglin pure, risolto. Ah, andiamo da Sit, va. Vediamo cosa succede. Sì, quanta gente. Molto bella sta salta, mi piace. Sta zona del transito mi piace veramente un sacco da... Dal boschetto là, dal giardino alla caverna mi piace veramente troppo. È vero, adesso non abbiamo nemmeno i messaggi online. Ah no, ci sono, ok, niente. Si è collegato a internet comunque. Oppure un messaggio del gioco. Strada avanti. Mi sa che l'hanno messo nel gioco. Che so, visto offline adesso. Oddio, questa parte. Non vedo, grazie. Chissà come sono fatte queste strade tipo in realtà, nel senso mi piacerebbe vederle tipo con un coso di debug. Ah, quindi io direi di uccidere tutti, che non voglio rotture di balle con Sit, il senza palle. Cioè mi ha aggrado quello dietro. Buonasera. Ok, forse hai zero stamina. No, fai tanto male comunque. La pietra purificante adesso farebbe molto comodo, sinceramente. Lo sono dritto, in realtà. Ah, davvero? No, lo tira di città. Volevo l'altro. Ah, che male, ho finito la stamina. Ho finito la stamina, ho finito la stamina. Che era quell'attacco? Un calcio. Ah, ok, sì, vabbè, giustamente non avendo mai visto uno. Sono tre ancora. Ah, mi serve soltanto per far apparire la nebbia. Oddio, sono due. Oddio. Quel rumore. Io. Ah, è per terra. No, ho sbagliato. Si apriva dall'altra parte. Che palle. No, mi sono incastrato. Che palle. Oh, senti. Vabbè, se la giri è più facile. A posto. Sì, quello sì, lo conosco. È pure incasinato quella parte. Ok. Morti tutti. La diamo la coda Sit? Facciamo questo giochino.
dai, a posto. È un buon range. Talmente vuota la faccia di Pini, un segno che sembra una maschera. È incredibile. Ci sta anche bene con questa armatura. Guarda, sembra una maschera. Non capirò mai sta cosa di lui che prende il volo, spacca tutto. Effettivamente lo può fare, che le ferite si rigenerano. Allora, no, è vero, devo fare in modo che sia lui a staccare il cristallo. Me ne frega niente. Eh sì, eh. No. Non è tenuto in piedi. Oddio. Così tanto male faceva sta coda? Mo ricordavo minimamente. Anzi, prima sono rimasto in piedi. In qualche modo. D'accordo. D'accordo. Probabilmente spiazzato. Così non si rompono le gabbiale. Non me lo ricordavo che un one shotasse qua. Non un one shotasse. Vabbè, però togliesse abbastanza. Cosa succede? Abbastanza tanto da fammi vabbè, fino adesso almeno abbiamo la nostra fantastica nebbia. Ma fino a niente. Vabbè, cioè, il cristallo alla fine serve soltanto per non farlo girare all'inizio, niente di che, eh. Quindi Tomas, abbiamo la cosa, lei la nebbia. Quindi entriamo senza ostriche. E con lo spazio dietro che rimane del cristallo, che lui adesso spawnerà con la faccia rivolta verso di noi. E dietro ci sarà lo spazio giusto per fare la manovra di tagliamento. Quella. Eccoci qua. Io vi aggro tutte così storte. Poi entro. Eccolo qua, allora. Lui si avvicina qui e noi giriamo dietro. Era tutta una tattica post mortem. No, mi ha fregato. Vai, sit. Spacca tutto. Oddio, stavo scherzando, sit. Sono ancora vivo, sit. Neanche preso l'armatura di Havel. Tu, 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 tu. No! A me non gli ho tolto il cristallo. E chi solo ricordava che dovevo romperlo la porta? Dai, vieni qui, sit, per favore, che sennò lì c'è la coda buggata, non ti posso togliere niente. A posto, sit? Va bene? Ciao. Bravo. Qui. Vieni qui. Qua. Bravo. Più vicino. Senti, c'è una cosa.
Vieni qua. Sei troppo attaccato all'angolo. Ok. Pure la musica di tensione ci hanno messo. Ok, fai un attacco. Bravissimo. No. No. Ah, cazzo. No. Un totano, è un totano. Oddio. No, l'intelligenza artificiale è morta. Tagliala. Sono morto. No, invece no! Ancora io! Lui è un merdone, esatto! Sì, te è un merdone, poi... Bellissimo, ma dopo morire devo dire. Ma guarda quanto sta attaccato al muro! È un attacco al fuori. Dopo voglio sperimentare una cosa. Guardalo! Dio! Cosa hanno visto i miei occhi? Ma le hanno le Sky? Perché se no si è strappato anche le altre mie? Come si è strappato? Se è tipo boh. Bravo, avvicinati. Bravo, esatto. Voglio fare il giro. No, devo fare il meteorito dei suoi tentacoli. Tentacolosi. Guarda che bastardo. Now is the time of luck. Oddio! Ho saltato il coso! Eccolo! Ce l'abbiamo! Adesso lui si gira. È il momento del bot. Giusto, mi sa che non ho nemmeno i tentacoli. Sono morto? Sono morto. Morto lui invece. Hai visto il danno che ha fatto, vero? Cioè, hai visto il danno che ha fatto questa robetta? È speciale a modo suo. Ciao YouTube. Ecco qua. Ecco. Hai visto come abbiamo squagliato Sith senza Sky? Bevo. Oh. Ma abbiamo fatto. Ok. Ora finiamo la quest di Luca. Ma sì, ma tanto l'avrei spaccato di botte, l'avrei immaginato. E non so se tenere questa armatura di sudicia. Che comunque... No, a questo punto viene questa. Riesco a trovare un perfect Splakesmox.
Oh, sì! Ti prego, Dio. Sì! Vai! Andiamo a salvare Logan così. Questi da invocatori, i bastardi senza che non danno il 3D. Non mi vado se era su questo gioco. Il tridente potenziava anche qui, vero? Perché se avessimo il tridente più sta roba, toglierebbe un po' tanto. Cioè la cosa comincerebbe a farsi interessante. Però non so se è applicabile, perché il 3 dovrebbe essere una cosa alla forza anteriore, giusto? Non credo si sommi. Sa che fra poco leverò questa armatura che mi dà molto fastidio il rumore di spicci che cadono all'infinito. Però diciamo ha un peso minore di quella del favore, è pure una difesa più alta. Dato che so che morirò, io mi siedo al palò. Devo anche tirare le leve. Dobbiamo ritirare le leve. Questo è un problema. Aspetta, i bianchi. Forse era su Dark Souls 2 che potenziava. Cioè, era altri dentro su Dark Souls 2. Non mi ricordo, su un Dark Souls ti buffava, però non buffava soprattutto i petti bianchi, non mi ricordo. Non sono molto sicuro di quello, però non sul primo non sono sicuro. Perché no, l'ho usato veramente poco sul primo. Si è fatto... Oh! Era un'altra freccia. Mamma mia, che combo incredibile comunque. Però perché no? Perché non ci sono gli iframe quando vieni colpito? Giusto, lui vola. E non ci sono gli iframe quando vieni colpito. Cioè, nel senso, dovrebbe essere normale. Quando fai tipo. Perché i nemici ce l'hanno quando si muovono, vanno a terra. Se tocca ammazzare tutti, vero? Tocca ammazzare tutti. Per andare da Logan. Quando parla con Grix, mi sa. Vediamo un po'. Adesso che mi si sta fondendo. Domani facciamo una bella live alle 10 di mattina, eh? Sono fresco. Ti ammazzo almeno con... No, che palle. Bla. Ecco, ho beccato una freccia da 1000 mA. La farò sul terrazzino. Ma Logan sta sopra, qua, eh? Signor Lorenzo, cosa mi dice? Logan sta... Dove sta il personaggio con più lore del gioco? Non mi ha fregato niente. Oh, l'ho ucciso qui. Mai successa questa cosa. Bella quella freccia attraverso la colonna, mi è piaciuta. Tra Totani e Branzini. No, l'avrei provato questo. L'hai sentito anche molto figo. Famo qua? Che famo qua? Vabbè, vieni con me tu, dai. Una solo viene con me, questa è l'arena. Ora mi muoio.
Reina. Dai, mi servo pure per Logan, che Logan è fortissimo. Oh, fatti fare un backstab, non mi va di farti il parry, non sono capace. Oh, cioè sono capace, però non so come. Ah, Dio, no, sì, cazzo, l'avevo rimosso quel passaggio. Allora, facciamo una cosa. Comunque sia, abbiamo tirato giusta leva. Che comunque è una buona cosa. Arrivederci, cadaveri di... Comunque è una buona cosa. Non mi ricordavo quel passaggio, l'avevo completamente rimosso, che dovevo parlare con lui, farlo delirare. Poi non ci potevo arrivare da qui all'altro falò, perché non puoi tornare lì. Eh sì, bisogna anche uscire dal gioco, è vero, è vero. Vabbè, ho ripassato giù tutte e due le piattaforme, così dopo possiamo lasciare. La cosa buona l'ho fatta. Voglio dire, riesco a armonizzare qualcosa. Vediamo un po' le cose a armonizzare. Cioè, palla del fuoco del caos. Palla di fuoco del caos. Oppure ritorno. Direi proprio ritorno. No, carica un po' di volte, non penso. Yeah, è mal rovescio che ti ho tirato. Buonasera, tutto a posto qui? Bello, ci sono i libri aperti, veloce. Chi sei? Stai lontano dal mio lavoro. Che tu sia maledetto. Porca vuota. Come osi disturbarmi? Peggiorato. Chi sei? Stai lontano. Che comunque avevamo detto che probabilmente non dirà niente Logan lo supra. Però comunque sia, che fai, non la finisci la quest? Attenzione! Big Brain! Big Brain! Sono un coglione. Allora, Anor Londo. Perché mi sono seduto sto falò? Detto Dark Souls 1, se tu non ti sedevi non ti caricavo quello prima del falò. Però se ti trasporti, non mi ricordo. Se veni teletrasportato, non mi ricordo. Anzi, devo fare una domanda al signor Lorenzo. Dato che io di DLC me ne intendo veramente poco del DLC di questo gioco. Aia. Posso? DLC veramente veramente poco. No, non potevo tornare da lì. E questa zona è completamente scomunicante con quella lì. Come faccio a tornare da lì? Come tornavo lì, scusami? È interrotto lì, no? È possibile tornare qui da lì? Andarò. E come tornavo da lì, scusami? Con gli ascensori, dici? Con le scale di Harry Potter là. Che giocata, che giocata.
facendo il salto dell'Avelin, però più strano. Con quelle scale lì, come faccio? Buonasera. Bello nudo Logan, molto... Arrivederci, Roma. Semplicissimo. Oh, il gran capello lo volevo. C'erano moneta gemelle tipo lì, eh? Ah no, l'anima di eroe c'era lì, giusto. Potrebbe servire. Moneta gemelle, ok. Metto dall'altra parte, sa? Come di grande eroe. Bene, 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 bene. Ah, in teoria ci siamo già alla chiusura, quindi possiamo già cercare il video in realtà. E la prossima volta dove dobbiamo, che dobbiamo fare la prossima volta? Così per vedere. Santuario, Siglind, Grix, Laurentius, completato questo, l'abbiamo già fatto e tutti gli altri. Ah, cazzo, lo vedi? Lo vedi che l'ho fatto tutto bene io? Sono stato un coglione. Dopo Sigmire bisognava andare a prendere il falò del lago de cenere. Torna al falò sul terrazzino e uccidi i morti alla base delle scale. Ma dici dall'altra parte? Quale terrazzino? I morti alla base delle scale. C'è quello lì dello shortcut, no? Questo qui è la chiesa del duca. Quindi alla base delle scale lì. Ok, ho capito, questi qui quindi. Mio Dio. Sì, 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 ma immagino. Aspetta, mi stanno massacrando dei frecce. Che ero? Ah, stavo parlando con lo scudo. Morto? Fai un giro. Ah vabbè, se devo salire le scale. Ah, mi butto di sotto. Vabbè, mi butto di sotto. Mi ammazzo tutti. Scala a sinistra, ho salito quella a destra. No, se quella a sinistra. Dio mio, il mio cervello, ti odio. Vabbè, mi sono fatto colpire proprio apposta qui. Vabbè, sono... vabbè, mi butto da lì, ho capito. No, non mi devo buttare. Ah! È vero! Aspetta. Aspetta, non devo ammazzare quel cacchio di incantatore, fa troppi danni. Aspetta. Sì, ma perché lì non sono... Oh. Sì, lì è la zona... ok, so come sono connesse a livello di aria. Palle sta botta con lo scudo, fa più male della botta con la spada normale.
Quanto bello sto attacco, mamma mia. Sì. Allora aspetta, c'è un problema. Attacco più forte del gioco. Scusami, eh. Scusami, eh. E qui cosa c'è che non ti permette di raggiungere l'area successiva? A inizio gioco. Cioè, a inizio gioco. Quando tu stai qui, no? Cosa c'è qui? La libreria. Pensate. E chi cazzo lo sapeva? Oh. Ma che ne sapevo? Io non lo sapevo che qui c'era una libreria che si sposta. Sì, che quello. Non lo sapevo. Non mi... No, il muro girevole è lo stesso dello shortcut. Scommetti? Se appena tu tiri la leva di quello shortcut lì, ti si leva anche quell'altro. Fo sicuro. Pensate. Che ne sapevo? Non sapevo, non sapevo niente questa cosa. Beh, sì. Era molto più veloce. Non lo sapevo, questa cosa mi aiuterà nelle prossime 1200 anni. Andiamo al santuario, prendiamo un po' con tutti. E chiudiamo qui. Oh, salve. Stiamo entrambi andando piuttosto bene, no? Ma io non ho ancora trovato mio padre. L'hai visto? Davvero? In tal caso devo andare. Mi dispiace che ti abbia causato problemi. È piuttosto bravo in questo. Se solo se ne stesse tranquillo. Certo che ti vedi tlondo. Davvero? Sì, va bene. E gli è rimasto Griggs, almeno io è morto Master Xehanort là. Oh, eccoti. Giusto per informazione, il maestro Logan è nuovamente partito da solo. Davvero? Sembra che sia ancora deciso a trovare i famosi archivi regali ad Anor Londo. Ho intenzione di cercarlo, ma prima di partire c'è una cosa di cui devo occuparmi. Vedi, il maestro Logan ha lasciato qui buona parte dei suoi libri. Con questi potrei insegnarti la stregoneria di Logan. Hai fatto molto per aiutarmi. Prima di partire per questo viaggio, ti insegnerò tutto ciò che Logan ha da condividere. Ma ho già... Oh, salve. In tal caso, come promesso, ti tramanderò... Caduta controllata servirà per una cosa? A parte servono anche questi qui di... Di anelli per fare la cosa di Calamint, questi li prenderemo poi più avanti. Perfetto, così va bene. Dovrebbe aiutarti nel... Spero di incontrarti ancora. Basta, Griggs, basta. Oh, come... Non sono preoccupato per il maestro Logan. No, è morto. Anche in questa terra infida, le abilità di Logan sono senza uguali. È un vero eroe. No, il motivo per cui cerco Logan è... Beh, in effetti è per presunzione. Vero? Non sono preoccupato. Arrivederci allora. Addio. È partito già. Ma sta ancora qui, sta quel bastardo. Oh. Toma la carta miracolo. In realtà no. Di forza in 15. Ma si compra tutto, compra. Io lo levo dalle balle quest'uomo. Infatti mi cade molto male. Ok. Prossima volta dobbiamo ricordarci, o dovrò ricordarmelo. Dobbiamo andare nel grande vuoto e quindi nel lago di cenere. Perché ho dimenticato di sbloccare il fantastico falò. E dopo di quello forse andremo a controllare il più grande strano errore di doppiaggio dell'intero gioco.
e vedremo se qui hanno voluto mantenere la fedeltà al stesso errore oppure se hanno voluto renderlo normale, quindi renderlo sentibile. Sto parlando di Vamos, che c'ha quel cazzo di audio che non è voluto, probabilmente, da quanto ha detto Sabaku, mi ricordo, che ha un microfono di me. Vedremo, esatto, vedremo se l'hanno voluto aggiustare o l'hanno voluto rendergli onore. Vedremo. Quindi, prossima volta abbiamo Tomba dei Giganti, quindi Catacombe, Tomba dei Giganti, e subito Rea, tutta la questa di Rea, e poi abbiamo Lost Isolith. Quindi, ciao Lorenzo, io do una buona notte, ci sentiamo prossimamente, non so dirle quando, e buonanotte ancora. Scusami per la bruttissima live, lenta, brutta, non so più giocare a sto gioco, mi spiace veramente tanto. E alla prossima!